Sì, grazie Presidente. Questo è un altro argomento sempre portato in Commissione Ambiente, spesse volte in congiunta con la Commissione Commercio, perché tocca anche il lato commerciale, perché in quest'ordine del giorno io parlo di quei municipi in particolare dove c'è la raccolta porta a porta, che sono appunto i municipi 9 e 6 sono stati i primi, seguiti anche dal municipio 10. Ebbene, in questi municipi purtroppo io devo dire che al posto dei cassonetti stradali tolti appunto per la raccolta dei rifiuti, purtroppo si vedono disseminate le strade dai bidoncini dei cassonetti delle attività commerciali. Abbiamo fatto appunto diverse commissioni dove io ho portato questo problema, dove ci è stato risposto dalle stesse associazioni dei commercianti che loro spesso non hanno posto all'interno dei loro locali come previsti per legge e anche l'ASL, almeno così loro dicono, della normativa sull'igiene che tante volte non lo permette appunto di tenere dentro il locale i cassonetti. Quindi noi abbiamo disseminati strade anche importanti, io ho portato l'esempio delle strade dell'EUR, con questi indecenti cassonetti, dove appunto con i rifiuti, non vi dico, anche il cattivo odore, disseminati anche tra i tavolini. Basta andare a vedere Via l'America o Viale Beethoven o anche la stessa Via l'Europa, appunto strade dell'Euro, ripeto, città storica. Dobbiamo trovare una soluzione. Io mi ricordo che al tempo anche AMA aveva detto, presente in commissione, aveva detto che era giusto trovare una soluzione, quindi bisogna creare degli spazi o comunque la situazione ritenuta più opportuna dall'assessora Ziantoni, dalla giunta, da AMA. Per appunto tenere chiusi in modo decoroso questi bidoncini laddove gli esercizi commerciali non possono chiaramente tenerli nei loro locali. In caso contrario bisognerà far pagare l'OSP, che io so che purtroppo non viene richiesta proprio perché c'è un disagio da parte degli esercenti, dei commercianti. Quindi questo ordine del giorno va proprio in quell'indirizzo, quindi di trovare dei contenitori, delle postazioni che si inseriscono nel contesto architettonico e urbanistico dei luoghi, perché come si parla dell'Eur si può parlare anche di altri posti della città, e con materiale appunto che non altera la bellezza di Roma, che è insomma una delle città più belle al mondo, questo lo sappiamo, quindi sa a noi renderla ancora tale. Grazie.